Buongiorno carissimi, bentrovati in questa solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Iniziamo così anche il 2024 con una liturgia della parola intensa, bellissima, nella quale vogliamo tuffarci per assaporarne tutto il gusto e la bellezza. Cominciando dalla prima lettura del libro dei Numeri, siamo al capitolo sesto. C'è questa benedizione che il Signore vuole estendere sul popolo per mezzo di Aronne. Ecco, il Signore ti benedica e ti custodisca, faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Ci auguriamo di vivere questo anno guardando e contemplando il volto del Signore, perché in quella comunione, ecco, troviamo la forza, la benedizione, il dire bene, la grazia che scende copiosa su tutti quanti noi. Perché? Perché siamo figli di Dio, ce lo ricorda la seconda lettura, lettera ai Galati. Che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Vivere questa consapevolezza giorno per giorno non è scontato, ma è necessario. Mentre il brano del Vangelo ci presenta il capitolo 2 del Vangelo di Luca, subito dopo i pastori andarono lì dopo l'annuncio dell'angelo e trovarono Maria e il bambino adagiato nella mangiatoia. Dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro, qual era l'atteggiamento di Maria, e colei che custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Quindi ci auguriamo di saper custodire nel nostro cuore anche gli avvenimenti che capiteranno, mettere insieme un pochettino i pezzi e quindi comprendere bene come incastrare il tutto e qual è il puzzle che si va sempre di più delineando nella nostra esistenza, nella meditazione, quindi nel profondo del nostro cuore, scendere nel silenzio, attivare lo Spirito Santo che è in noi perché ci aiuti a quel processo di metabolizzazione, di comprensione e di maturazione. Allora sì che tutto potrebbe essere un pochettino più diverso, perché il nostro nome è scritto nel libro della vita. Gesù fu circonciso l'ottavo giorno e gli fu messo nome Gesù, come gli era stato detto dall'angelo prima a Maria, prima che concepisse nel grembo. Gesù, Yeshua, Dio salva. Quindi il nostro nome è una missione, la nostra vita ha un senso pieno. E allora in questo primo giorno dell'anno 2024, dove il Papa ci invita a pregare per la pace, in questa 57ª giornata mondiale di preghiera per la pace, ecco, ci auguriamo di essere anche noi operatori di pace. Quella pace che va prima vissuta all'interno del proprio cuore, con la consapevolezza di essere accompagnati da Dio, sostenuti, mai abbandonati. E allora sì che potremmo essere coraggiosi nella forza dello spirito per mediare, dialogare e cercare di portare quella pace tanto desiderata. Ebbene, questo è l'augurio per il mio 2024, questo ramoscello di ulivo che porta con sé la scritta Peace, pace, perché veramente sia per tutti quanti noi pace nei nostri piccoli ambienti con le persone che ci sono più vicino per poi allargarci sempre di più al mondo circostante. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa solennità di Maria Madre di Dio e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.